Il primo incrocio artificiale fatto in Italia risale al 1925, alla stazione sperimentale, qua fuori le porte di Vercelli, presso la cascina Borasio. Lì sono stati fatti i primi incroci che hanno introdotto caratteristiche nuove ai risi, in particolare quelle riguardanti la forma del granello. Tra i primi risi nati da questi incroci esiste il Vialone Nano, che ha un granello medio ed è classificato nei risi semifini. È un riso di estrema importanza in Italia, è un riso adatto a delle preparazioni da risotto e ha un granello un po' più allungato dei risi tondi, con una bella perla centrale. La perla è una caratteristica dei risi italiani. In generale i risi sono traslucidi, cioè hanno un granello cristallino. In giro per il mondo i granelli tondi o indica sono tutti traslucidi. In Italia noi abbiamo questa perla che all'estero non è considerata una qualità, è considerato un difetto. Infatti i risi che hanno una parte biancastra all'interno sono chiamati gessati. Per noi la perla non è un gesso, infatti è una parte biancastra in cui l'amido si è accumulato in maniera differente al resto del granello e dà un'opacità che si vede in trasparenza. La perla permette ai risi di assorbire dei condimenti, quindi dà delle caratteristiche che per noi italiani sono considerate favorevoli e anche di pregio. In questo caso abbiamo un Vialone Nano, è una grana tonda, non ha particolari difetti se non qualche grano tra virgolette giallino che potrebbe essere qualche sbalzo di temperatura, molto pulito, molto limpido. Abbiamo preferito coprire il nostro sacchetto per non dare adito al produttore ovviamente che lo ha confezionato, però possiamo dire che la confezione è una confezione di carta e nel suo interno è leggermente plastificata. Ovviamente se io lo porto al naso ho delle sensazioni diverse. Dunque, questo involucro mi porta dei dettagli non particolarmente piacevoli. Però non è detto che ovviamente nel giro di pochi mesi si viene consumato tutto vada a finire nel riso, ci mancherebbe. È molto interessante invece quello che ci dice Bollito, no? Ovviamente quest'acqua che tende a salire, se io la mescolo, mi dà delle sensazioni diverse. Mi dà un po' di anice, un po' di stecca di liquirizia, e anche qua tutto un mondo, sempre molto personale. Anche qua la patata bollita, se non altre verdure bollite, possiamo vedere però che non ha perso così tanto amido, che la sua acqua è ancora piuttosto trasparente. Posso pensare che magari questo riso, in questo caso, magari non è così tanto pronto o comunque adatto per fare un riso da risotto. Magari il mio pensiero va, io perdo molto amido, molto probabilmente leggo molto di più, però ovviamente sono cose da comprovare. Dunque anche qua proviamo a fare una degustazione. Dunque prendiamo un po' di acqua e un po' di riso, lo mettiamo dentro la nostra tazzina, proviamo a coprirlo, ci allontaniamo un attimino da qualsiasi fonte di profumo d'odore e poi lo apriamo velocemente e lo mettiamo al naso. Confermo questa liquirizia e questa anche un po' anicioso, è bellissimo, proprio lasciamo spazio alla nostra fantasia. Molto interessante. E poi proviamo ad assaggiarlo. Anche qua portiamo aria in bocca e qua sentiamo le stesse cose che abbiamo sentito all'olfatto. Dunque questa liquirizia, sempre un po' di verdura bollita, bello al dente, è rimasto particolarmente duro al dente, si sente quando noi lo chiudiamo i denti, sentiamo che tiene molto, l'anima è proprio bella, e in bocca tante belle cose, anche qua un po' di dolcezza, un po' di acidità, molto valido.